la porta priority? Perché non si vede? Perché lei ha tolto la stanghetta. No, l'avevo... guarda. Ah, perché hai messo bianco? Beh, no. Quello è bianco, è un dritto. Forse perché l'hai impicciolito, provate a ingrandirlo. Non me lo fa toccare. Rifacciamolo. No. Sta sopra, immagina, no? Devi mettere... Non devi spostare in... Metti spostare in primo piano. No, devo metterlo vicino a... che palle. No ragazzi, questo è il match, questo è il match. Sì, è un ottimo spacing con abbiamo un'uccisione con non so che cosa. Ragazzi, scusate un attimo. Chiedere a Sim, c'era la bracket, sta di là, io eccoci qua, è quello in pratica, sì. Okay. Ok ragazzi, scusate un attimo per... devi cambiare anche Blitz, non è Blitz, è Ikari. Scusate raga, no. Ok ragazzi, scusate un secondo per dare retta and rep, mi è crashato lo stream. Allora dicevo... sì ragazzi, potete andare. Ah, e quindi il primo match va per Ikari! One Punch Ikari! Vabbè, siamo pronti! E quindi, boh! Allora, Endeavor lo conosciamo tutti. Ikari invece è la sua prima apparizione in streaming, no? Immagino di sì, forse sì. Ha giocato qualche partita in... partite così, però non lo so. E infatti sono contento che finalmente riesce a mostrarsi anche lui in torneo. Esatto. Allora, GK Buff contro Villager, un matchup che mai abbiamo mostrato. No, in realtà l'abbiamo, penso l'abbiamo mostrato. Necrosis. Necrosis contro Andrea. Andate ragazzi. Quindi per Andrea è stato un matchup molto, cioè è stato un match, mi ricordo, pericoloso, si è messo veramente paura di affrontare il Jigglypuff di Necrosis, anche se manca questa volta. Vediamo invece come affronta quello di Ikari. Allora. Ikari è un giocatore sconosciuto per... al di fuori di Napoli. Sì. Esatto, però purtroppo io lo conosco abbastanza bene perché è uno dei giocatori con cui mi alleno. Quindi abbiamo subito un vantaggio da parte di Andrea che piazza l'albero per avere stage control. Non dire Andrea che fai confusione. Ah, è vero, per Andrepp. E me Andrea e Andrepp comunque. Sono entrambi Andrea. Sì. Allora. E comunque abbiamo un botta reversato per prendere alla sprovvista il Villager. In questo momento Villager sta cercando di piazzare Ultbox per danneggiare Jigglypuff e per non farlo approcciare, perché se Jigglypuff bellissimo, Andrea riesce a piazzare quell'ultima goccia d'acqua che si è vista che ha fatto il clunk con il pound, però non è stato abbastanza, che ha avviato la fotosintesi che ha fatto crescere una pianta in che mio padre compra. Ragazzi, abbiamo una lettura della grab subito punita con il rest.
veramente grandissimo livello questo Ikari contro Andrea. Basta una cosa, due kill bellissime però. Esatto, veramente questo è uno dei match che non avrei mai streamato in vita mia. Però ci stanno subito smentendo, ci fa molto piacere. Comunque abbiamo questo Jigglypuff che sta a un'alta percentuale rispetto al villager, che sta soffrendo questo gioco difensivo di Andrea, che non riesce ad approcciare, non riesce ad entrare. Oh, molto pericoloso di nuovo, di nuovo. Esatto, Ikari se entrava è la giocata dell'anno probabilmente. Esatto, spotlight now come si può suol dire. Comunque abbiamo visto come Ikari non ha paura di rischiare, non ha paura di rischiare, questo lo può portare a una vittoria. Però abbiamo visto come Andrept invece è stato in grado di non avere, ma oltre a essere solido, ha approfittato dell'errore e non ha potuto fare niente. Dreamland, bello. Allora Dreamland, sì. Perché prima abbiamo giocato su Battlefield, ora stiamo giocando su Dreamland. No, era Smashville. Ah, no, Smash. Dammi in City. Oh, abbiamo un Pound che clanca con la palla da bowling, veramente rischioso per è una mossa potentissima. Esatto. Perché ha molta hitbox duratura. Scegliete voi. Io contro Selene, lo gioco contro Aiden. Offendi se tu stai pure più avanti, mentre Magistix no. Però Magistix perde prima sicuramente, quindi streamiamo Magistix. Che merda che stai. E lui deve giocare contro Emi. Trova qualcuno da mettere nella bracket e tu te ne vai a giocare. No, trova qualcuno da mettere a controllare il computer, quello. Allora. Comunque scusateci ragazzi, però. Dopo devo giocare io. Allora, ho offeso un po' con Magistrix in pubblico. A noi piace così. Sì, fake è arrivato quel porco dio di rotto in culo. No, 2 ore di ritardo noi. Comunque abbiamo un. Oh! Dorme! Ce la faccio! Abbiamo in pratica. Ho perso il. Ikari che ha provato a. No, mamma mia, per pochissimo. Abbiamo un tentativo di jump da parte. Per pochissimi palloncini. Ci sta sempre quel momentum ma è pochino in alto. Di nuovo l'albero, incredibile. In questo si vede che Ikari non conosce il matchup contro Villager. Ah, l'ha ucciso quello. No, che. Non l'ha ucciso. Che cos'era quello? Un Fair? Un Nair? No, non ho idea. Il Fair forse ce l'avrebbe fatta. Non ho veramente idea di come funziona Jigglypuff e ci gioco contro. Dash. Comunque attack. Abbiamo un dash attack che uccide, allora, 49% e leggero vantaggio per Jigglypuff è già una percentuale kill, effettivamente. Dipende da cosa lo prende, però si è presa una palla da bowling o l'albero, probabilmente aiutato anche dal tempo. Ma abbiamo un Nair. Questo per momento pochissimo. Un centimetro. Comunque in depth gliene sta lanciando tutte, veramente tutte. È così che deve giocare un villager, deve camperare. Ma meteora! È giusto. In questo momento pure un Fero, un Bear piazzato può killare. Abbiamo visto come Andrea si mette di spalle e aspetta. In questo momento a me non piace come sta giocando Ikari in realtà. Troppo rischioso. Esatto, sta andando sta troppo. Non è. Ma abbiamo. Mamma mia! È pericoloso. Cioè, il pericolo è Jigglypuff oggi. Il Beccare e il Fair di Villager fanno più danni quando partono. Sì, alla partenza. Oh! Offese. Diciamo che Ikari ha giocato proprio vedendo la morte in faccia proprio. E ragazzi, a tra pochissimo. Me la commento anche io. Gioca e commento. Datemi il controller.